Hola chicos! Quanto sei scemo! Grazie! Oggi facciamo una ricetta muy muy caliente! Ci è venuta voglia di cucina Tex-Mex! E allora, oggi facciamo il chili! Allora, incominciamo con questa ricetta. Dividiamoci i compiti. Va bene. Io penso al piatto forte, alla ciccia, certo, e al chili. E tu... io penso alle tortillas da accompagnamento. E i lavori di bassa manovalanza? Come sempre. Incominciamo allora. Incominciamo con la preparazione più lunga, che è anche il piatto forte di questo nostro pranzo Tex-Mex, il chili. Adesso vi faccio vedere gli ingredienti principali che non devono mai mancare nel chili: carne di vitello, polpa di pomodoro, due spicchi d'aglio, cipolle, una rossa e una bionda, e non devono mai mancare i fagioli neri. Naturalmente i fagioli noi li avevamo già mollati. Poi servono dei peperoncini. Noi abbiamo trovato questi bellissimi, belli colorati e piccoli. Peperoncino, questo ragazzi a piacere, se vi piace più piccante o meno, immancabile anche il cumino. Iniziamo col tagliare la carne. Per fare il chili potete optare per un macinato di manzo oppure fare come ho fatto io, avere la carne a tocchetti un po' più consistenti, così anche quando andrete a mangiarlo si sentirà di più la ciccia. Io mi porto avanti e ho lavato i peperoncini e adesso li sto pulendo. Adesso taglio i peperoncini a tocchetti. Tritiamo le nostre cipolle. Perché piangi, Diego? Perché mi sono commosso della bontà di questo piatto. No, non è vero, perché la cipolla brucia tantissimo. Incominciamo col mettere un bel giro d'olio. Lo lasciamo scaldare e poi facciamo soffriggere la nostra cipolla tritata, al quale ho aggiunto anche l'aglio tritato. L'olio è caldo, buttiamo la nostra cipolla nel soffritto, mettiamo anche il peperoncino. La cipolla si è appassita e adesso è giunta l'ora di buttare la carne nel soffritto. Ragazzi, c'è già un profumino, comunque siamo solo all'inizio della ricetta. La carne si è arrosolata e adesso andiamo a mettere il cumino. Come vi ho detto prima, ognuno aromatizza poi il chili come gli pare. Noi lo andiamo a sfumare con della birra scura. Trito il coriandolo, che è un altro ingrediente che a noi piace molto nel chili. Aggiungo il nostro trito di coriandolo. Com'è le che annusi? C'è un profumino buonissimo già. La nostra birra è evaporata e adesso aggiungiamo i peperoni e li lasciamo insaporire. E adesso aggiungiamo la polpa di pomodoro. Ok ragazzi, il nostro chili adesso deve cuocere per almeno 3 ore.
andiamo a coprirlo e lo mettiamo a fuoco basso. Se serve, ogni tanto andremo ad aggiungere un po' di brodo per dargli sempre l'umidità. Bene ragazzi, ultima girata e poi lo copriamo. Adesso ragazzi, mentre il chili cuoce, facciamo il guacamole. Incominciamo dall'avocado, che deve essere bello maturo. Andiamo a tagliarlo a metà. E poi andiamo a separarlo. Ora vi faccio vedere come si fa a togliere il nocciolo. Un colpo secco e giriamo e il nocciolo viene via. Che bravo che sei, io non la sapevo sta cosa. Se non sapete cosa farvene del nocciolo, provate a metterlo in acqua, vi nascerà una bella piantina. Ora puliamo il nostro avocado. Usiamo un cucchiaio, lo passiamo tra la pelle e la polpa ed ecco qua, pulito. Una raccomandazione, quando pulite l'avocado, ricordatevi che questo frutto si ossida molto velocemente, quindi tende a diventare nero. Dovete subito spremerci sopra un succo acido, in questo caso il lime, ma può essere anche un limone. Ora andiamo a spremere il nostro lime. Ora andiamo a tagliare a metà il nostro lime e andiamo a spremerlo insieme al frutto. Allora ragazzi, per fare il guacamole ci sono due strade. Una è la più semplice, frullatore ad immersione e il guacamole è fatto in un attimo. Ma dato che a me piace con i pezzettini, andiamo a battere a coltello il nostro avocado, quindi la strada è un po' più lunga. Raccogliamo il nostro avocado tritato in una ciotola. Adesso andiamo a pulire i pomodorini, ricaviamo dei filetti, togliamo i semi, li tagliamo a cubetti e andiamo ad aggiungerli all'avocado. Condiamo il nostro guacamole, sale, un po' di olio, aggiungiamo anche qualche goccia di tabasco. Ora per me andrebbe bene come sale, ma ci andrebbe ancora un po' di acidità. Ma dato che so che alla Ele l'acido non piace, glielo facciamo assaggiare a lei, se per lei va bene. Tu Ele assaggia. E comunque non è che a me l'acido non mi piace, è che non mi piace il troppo acido. Cosa ne dici? Secondo me è buono, però forse una puntina ancora di lime ci potrebbe star bene. Miracolo ragazzi, miracolo! Allora ragazzi, c'è un profumino da paura. Il nostro chili sono 2 orette e mezza che cuoce e adesso è venuto il momento di mettere i fagioli in modo che si insaporiscano anche loro. Adesso aggiungiamo ancora un po' di brodo, poi ricopriamo e lasciamo ancora andare un'oretta. Il chili è pronto, adesso però ci resta da fare un esperimento, ma a questo giro l'esperimento ci pensa la Ele.
Sì, allora le tortillas abbiamo deciso di provare a farle noi, perché l'altra volta le abbiamo comprate, erano buone, però questa volta con quelle comprate abbiamo deciso di farci i nachos. Quindi niente, proviamo a vedere come vengono queste tortillas. Allora, per farle ho guardato diverse ricette e in tutte ci va la farina di mais bianco, che noi abbiamo guardato un po' in giro, ma non avendola trovata abbiamo deciso di comprarla su internet, ed è questa farina qua. Allora, per fare 6 tortillas ci vanno 100 g di farina, un pizzico di sale, un cucchiaino di olio di semi, e bisogna impastare con 150 ml di acqua tiepida. Adesso l'impasto deve riposare 15 minuti e poi lo porzioniamo. Allora, adesso questo è l'impasto, dobbiamo dividerlo in 6 palline. Allora, noi per sicurezza l'abbiamo pesato e adesso proviamo a farle tutte uguali. Allora, facciamo un salamotto. Allora, adesso per stenderle bisogna prendere una pallina di impasto, metterla tra 2 foglie di carta forno e stenderla col matterello. Si fa in questo modo perché l'impasto è molto morbido. Naturalmente, ragazzi, cerchiamo di farle il più rotonde possibile, ma comunque essendo fatte a mano non verranno tutte perfette. La prima non è venuta un granché, ma sono gli imprevisti del mestiere. Adesso proviamo a farne qualcun'altra che sia un po' più decente. Seconda tortillas, un po' meglio della precedente. Ok ragazzi, esperimento, diciamo, riuscito per metà. Anche tre quarti. Allora, le tortillas sono venute, non sono rimaste troppo grandi e le prime non erano così perfette. Dobbiamo un po' rivedere le quantità della ricetta. Allora abbiamo deciso un cambio di programma. Sì, facciamo i nachos con queste che abbiamo fatto noi. Adesso vi facciamo vedere come si fanno i nachos. Allora, abbiamo messo a scaldare l'olio sul fuoco, adesso tagliamo le tortillas e le friggiamo per fare i nachos. Adesso li buttiamo nell'olio e li facciamo friggere. Volevo fare la prova, ma la Ele me l'ha tolti da sotto il naso. Adesso aspetto che li scola e ne assaggiamo uno. Vediamo un po' come sono venuti. Beh, le tortillas non saranno venute perfette per metterci dentro il chili, ma per fare i nachos sono veramente buone. Ho una proposta, Helen. Sì. Un'altra volta facciamo 2 kg di impasto, li friggiamo tutti e ce li mangiamo così. Va bene. Adesso prepariamo la tortillas col chili. Mettiamo una bella sfrangata di chili dentro la tortillas. Poi gli aggiungiamo un po' di crema allo yogurt per dare un po' di freschezza. Un pizzico di coriandolo tritato fresco. E adesso la chiudiamo, ragazzi.
Ora ragazzi, le nostre tortiglie. È buonissimo ragazzi, la ciccia è, si scioglie in bocca, cremosissimo, si sentono tutti i sapori che abbiamo messo, veramente veramente fantastico. Ne volete un morso? È buonissimo, anche non troppo piccante per la mia gioia. Ci siamo sistemati un attimo perché eravamo tutti illardati, eravamo pieni di chili ovunque. Comunque, il chili è venuto veramente buono. Cosa ne dici, Ele? Molto buono. Anche il guacamole ci stava benissimo. Sì. Un po' meno le tortillas, ma abbiamo aggiustato il tiro, abbiamo rimediato facendo i nachos. Giusto. Se volete rifare il chili, qua sotto vi lasciamo come sempre le ricette. Sempre come al solito siamo arrivati alle raccomandazioni del caso. Iscrivetevi al nostro canale, mettete mi piace, attivate la campanella per essere sempre informati sui nostri video, condividete soprattutto così ci aiutate a farci conoscere. Ricordatevi che siamo anche su Instagram e su Facebook, quindi vi aspettiamo anche sugli altri social. Ciao ragazzi! Ciao!